Buongiorno a tutti, la mia colazione di oggi, cappuccino bello bello caldo, anche perché sono appena rientrata a casa e quindi ho voglia di riscaldarmi. Actimel, che ho iniziato a riprendere da diverse settimane a questa parte, lo prendevo durante la quarantena la mattina e ho ricominciato ad acquistarlo alla fragola, buonissimo. E poi, visto che ieri è stato carnevale, mia suocera ha preparato delle frittelle, lei le fa davvero buonissime. Queste sono vuote, sono avanzate queste perché ieri sera il cabaret era pieno, però ne abbiamo mangiate, cioè non le abbiamo mangiate tutte. Queste sono quelle che sono avanzate, quindi ne mangerò 3 e le altre poi le terremo per questa sera. E poi, visto che ho diverse arance, dopo farò anche una bella spremuta fresca. Mi sembra una vita che non registro un video. Dall'ultimo che avete visto, quello sui lavori in camera, dove abbiamo completato la parete del letto, quindi l'ultimo che è uscito sul canale, da quel video sono passate esattamente 2 settimane quasi, e in queste 2 settimane non ho più filmato nulla. Mi sono presa un piccolo momento di pausa, diciamo, e io oggi avevo proprio voglia di registrare un nuovo video. Sono a casa, oggi è giornata di riposo, non vado a lavoro, è mercoledì, tra l'altro oggi compie gli anni anche mia mamma, quindi probabilmente poi nel pomeriggio, una volta che l'elettricista è andato, andiamo a fare un giro io e le cagnoline, così gli portiamo anche un pensierino. E dopo, magari, già che io sono a casa, c'è anche una bella giornata di sole, perché in questi giorni il sole sembra farla da padrone, insomma ci sono delle belle giornate, voglio approfittarne per fare anche una bella passeggiata in campagna con tutti i cagnolini, e quindi sicuramente dopo nel pomeriggio esco. Comunque è meglio fare colazione, altrimenti mi diventa il cappuccino freddo. Comunque le frittelle che fa mia suocera sono buonissima, una bomba, super buone. Li fa sia con la crema, quindi sia farcite che vuote. Queste sono vuote, e sapete che forse io le preferisco vuote, anche quando le prendo proprio in pasticceria. A me quelle vuote non dispiacciono. Ad esempio, io sono una che quando fa colazione al bar prende sempre la brioche vuota, sempre, non so perché le preferisco. Tra l'altro stavo notando che stamattina ho proprio una faccia da cadavere, sono bianchissima, non ho messo granché sul viso, in realtà solo un po' di correttore, ma sono, madonna, sono bianchissima. Devo iniziare ad abbronzarmi perché mi vedo proprio cadavere. Comunque oggi devo fare 2 o 3 cosine. Primo, subito dopo pranzo viene l'elettricista finalmente a completarci la camera, perché abbiamo ancora le prese totalmente inutilizzabili, perché manca la corrente, quindi deve collegare tutti i fili, rimettere le prese e gli interruttori. Oggi viene e penso che finisca assolutamente la camera. In una mezz'oretta, 40 minuti secondo me avrà fatto, quindi dopo vi mostro il risultato finale. Tra l'altro la settimana scorsa sono andata a vedere anche per il letto e i comodini, dopo magari vi faccio vedere i campioni, visto che li ho portati in casa, a casa. Non abbiamo ancora dato la conferma, non abbiamo ancora deciso al 100%, però un'idea ce la siamo fatta. Dopo devo finire di mettere il silicone in cabina armadio, perché ho iniziato da quella stanza. Ve l'ho accennato nell'ultimo video proprio dedicato alla camera, in quanto, se vi ricordate, ma è un argomento che vi interessa sempre particolarmente e di cui mi chiedete, mi fate domande a distanza di 1 anno e mezzo, ovvero le fughe, come le ho schiarite, come ho cambiato colore. E visto che sotto il battiscopa i piastrellisti, quando ci hanno posato il pavimento, il battiscopa, ci avevano messo il silicone dello stesso colore delle fughe, che in principio erano grigio antracite, avendole noi schiarite avevo il bordino tutto intorno ai battiscopa, sotto al battiscopa scuro, mentre le fughe ora sono chiare. Quindi loro hanno provato a mettere il silicone sopra il silicone vecchio, ha preso, e quindi Io poi sono andata nei giorni successivi a prendere altro silicone, perché per fare tutta la casa quello che mi hanno lasciato non bastava, e adesso con calma, un po' a tempo perso, un po' quando ho voglia, perché comunque alla fine ci si mette un po' di tempo, più che altro si sporca un po', voglio andare a sistemare il silicone in tutta la casa, e sono partita dalla cabina armadio, quindi oggi voglio finire la parete della finestra perché è quella che mi manca. Poi come vi ho detto, nel pomeriggio vado via, quindi andrò dai miei. Devo adesso tra l'altro andare a fare il letto in camera, però voglio anche provare a fissare la tenda. Ieri sono stata ad IKEA e ho preso questi gancini, perché il bastone scorritenda non è di IKEA, ma lo abbiamo fatto fare identico a questo. Aspettate, vediamo se riesco a farvi vedere perché c'è parecchia luce. Ok, l'abbiamo fatto della stessa marca di questo che abbiamo in casa, però la tenda non l'abbiamo scelta a rullo, anzi la tenda è dell'IKEA per il momento, e mi mancavano proprio gli anellini per far scorrere la tenda, e quindi ieri sono stata da IKEA e ho preso questi. Vediamo se riesco da sola a metterli, anche se poi la tenda sarà da accorciare perché è lunghissima. Tenda messa, i supporti vanno benissimo, però ovviamente, come si può ben notare, sono decisamente lunghe, quindi adesso vado a toglierla. Ne ho messa soltanto una perché volevo fare la prova. Le lavo perché non le ho ancora lavate, si sa mai che si stringono un pochettino, e dopo, una volta che la lavatrice è andata, provo a rimetterle, prendo la misura giusta per farle accorciare. Comunque mi piace molto come ci stanno. Che si asciuga il pavimento in camera, perché l'ho pulito, passo in cabina armadio, così completo con il silicone. Mamma mia che sole che c'è oggi, non mi vedete minimamente, aspettate. Ok, così completo anche qui, e vado a mettere via tutto l'occorrente, che è tipo lì nell'angolino da qualche giorno, e direi che non è che ci stiamo molto bene, quindi faccio questo lavoro, così almeno è una cosa fatta. Poi nelle prossime settimane farò il resto, perché oggi francamente di mettermi a cambiare il silicone nel resto di casa non è che io abbia chissà quale voglia. Ora è così, vedete che tutto intorno è scuro, mentre invece le fughe sono chiare, quindi non è che stia benissimo. I prodotti che servono sono ovviamente il silicone, uguale al colore delle fughe, quindi sempre il 130 della Mapei, e poi questa soluzione per pulire il silicone in eccesso. Questo in realtà è semplicemente acqua e sapone di Marsiglia. Mi ha consigliato di fare così la piastrellista, perché in questo modo non si va a sporcare il pavimento e il battiscopa con il silicone, perché poi è tremendo da rimuovere, e allo stesso tempo però si riesce a riempire bene tutto il profilo. Quindi ho preparato la mia soluzione fatta in casa, silicone alla mano, direi di partire e andiamo. Faccio un pezzettino alla volta, poi prendo la soluzione di acqua e sapone di Marsiglia e vado a spruzzare un po' qua e là, così non si sporcherà il pavimento e il battiscopa. Ditino, e vado a tirare e stendere bene il silicone. Come vedete ne viene via parecchio, lo scarto è davvero notevole. Voilà, fatto. Ora deve asciugare ovviamente per bene, almeno 24 ore. Un po' alla fine, perché tra una cosa e l'altra l'elettricista è arrivato alle per l'1:15 e sono quasi le 4 del pomeriggio, perché il lavoro alla fine non era proprio così veloce e quindi ci ha messo un po' di più di quello che mi aspettavo io, però sono davvero molto soddisfatta del risultato, anche se non è ancora finito, manca una cosa che non aveva, quindi dovrà tornare fra penso una settimana, 10 giorni, perché abbiamo deciso di mettere la porta USB, quella piccola, per caricare dal comodino l'iPhone, quello nuovo. Sapete che ha l'attacco più piccolo e non ce l'aveva, e quindi lo deve procurare e lo porterà poi nelle prossime settimane, però almeno la corrente ce l'abbiamo. Partiamo dalla tenda che ho messo, però adesso devo toglierla perché devo portarla a mia zia che me la accorcerà, però mi piace molto come ci sta. Questa la parete con gli interruttori, finalmente. Qui manca appunto lo spazio per la porta USB, qua ci sono 2 interruttori per le luci, mancano i LED, perché noi abbiamo anche il LED, quindi la spia che resta illuminata durante tutto il giorno e di notte, quindi con il buio si vedono gli interruttori ed è comodo per vedere insomma dove sono, per accendere la luce quando si è al buio. Qui sotto abbiamo fatto mettere 2 prese asciucco, visto che c'erano e non poteva tapparmi questi buchi, ne abbiamo approfittato per attaccare magari qualcosa, anche se poi qui andrà il comodino e quindi andrà a coprire questi 2 interruttori. Dalla mia parte, perché io dormo da questa parte, stessa cosa, manca uno spazio proprio per la porta USB. Questa luce, cioè questo interruttore, serve per accendere le luci che al momento non ci sono, comunque queste 2 e quella, mentre da questa parte ce ne sono 2 perché l'altro interruttore serve per accendere il LED che abbiamo deciso di mettere anche su questa parete. Quindi sotto alla controparete abbiamo fatto fissare un LED della stessa linea di questa, stessa tonalità, quindi sempre un 4000, una luce naturale, e per questo motivo abbiamo fatto alla fine la controparete, proprio perché volevo inserire qui sotto il LED, che tra l'altro devo dire ci sta una meraviglia. Adesso scappo perché sono in ritardo sulla tabella di marcia, devo ancora andare dai miei e portare il regalo a mia mamma. Tolgo le tende, così già che vado da loro passo anche da mia zia a lasciargliele, così almeno faccio 2 cose insieme, e poi ci vediamo più tardi perché poi torno a casa, devo cambiarmi perché stasera vado a mangiare la pizza con un'amica che non vedo da un po' di tempo, quindi ci siamo organizzate, visto che tutte e 2 oggi siamo a casa da lavoro, quindi stasera andiamo a cena insieme. Scappo e ci vediamo più tardi, ciao! Sono pessima perché ieri sera poi sono arrivata a casa tardi, ero distrutta, avevo un sonno pazzesco, ho fatto la doccia, mi sono messa a letto e mi sono dimenticata di chiudere il vlog, quindi lo faccio oggi e ne approfitto anche per farvi vedere le tende, perché mia zia è stata velocissima, gliele ho portate e in giornata già me le aveva accorciate, quindi le ho già messe in camera ancora ieri quando poi sono tornata a casa. Stanno benissimo, davvero benissimo. Ho acceso le luci anche se fuori è pieno giorno e c'è anche una bellissima giornata, perché altrimenti faccio un po' fatica a mostrarvele perché il video viene buio, non che così sia molto luminoso però questo è l'effetto. Mi piacciono davvero tanto come ci stanno, perché sono belle coprenti, quindi la luce filtra benissimo, perché quando c'è, come in questo caso, una bella giornata di sole, comunque la camera è bella illuminata, ma da fuori non vedono in casa, cosa per me è fondamentale. In realtà anch'io non è che veda granché fuori, perché per vedere bene devo spostare la tenda, però non è che io abbia chissà quale vista, quindi va benissimo così. E questo invece è la parete del letto con il LED che mi piace tantissimo, era proprio quel dettaglio che volevo assolutamente inserire su questa parete. Adesso dobbiamo pensare a che tipo di applique mettere qui. Nelle prossime settimane dobbiamo assolutamente fare l'ordine, perché non possiamo restare così a vita. Io spero che questo video vi sia stato di compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate sia delle tende che del risultato finale della parete, perché adesso è ufficialmente completata. Tra l'altro ieri sono andata a recuperare i tappini degli interruttori che avevo e momentaneamente li ho messi sia da questa parte che dall'altra per non vedere il buco, poi quando verrà andrà a sostituirli. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!